Sono veramente felicissima perché era comunque un sogno quello di arrivare in WNBA ed essere draftata praticamente ieri notte. È stata veramente un'emozione fortissima e unica. E sono troppo felice perché alla fine è anche un riconoscimento del lavoro che ho fatto fino adesso e che continuerò a fare ancora di più, visto che questo è uno stimolo ancora maggiore. E poi condividerlo anche con tutte le mie compagne che erano lì a farmi compagnia durante quella notte è stato veramente bellissimo. Praticamente mi avevano chiamata una settimana prima i miei procuratori dicendomi che qualche squadra si era interessata e quindi quando c'è stata la notte del draft ero consapevole che c'era un'opportunità di essere draftata, ma ero anche consapevole che magari non mi avessero scelto. Quindi diciamo che con lo scalare delle scelte avevo un po' perso la speranza. Infatti, quando è uscito il mio nome, io stavo anche facendo, cioè ero tipo impegnata a cercare il telefono che mi era caduto e ho sentito le urla delle mie compagne e quindi cioè, ho realizzato tutto, oddio, cioè è uscito il mio nome e quindi cioè, è stato veramente fantastico. Sì, diciamo che non mi aspettavo di fare tutto questo così velocemente. E ho avuto la fortuna sempre di essere allenata e di essere in una squadra che comunque aveva fiducia in me, a iniziare da Costa con Paolo che mi ha buttato dentro, ha avuto fiducia e ho avuto la possibilità di esprimere il mio gioco e da lì è iniziato tutto, fino ad arrivare qui a Venezia che comunque mi hanno cresciuta e mi hanno guidata in queste ultime 2 stagioni a diventare comunque una giocatrice migliore. E quindi sono felicissima e devo ringraziare tutti quelli che comunque ci sono stati dietro me, quindi gli allenatori, le società e la mia famiglia che comunque mi ha sempre supportata. Sì, diciamo che la mattina successiva, perché diciamo che non tutti sono stati svegli fino alle 4 di notte a vedere il draft, sono stata sommersa da messaggi delle mie ex compagne e dei miei allenatori, mi hanno subito scritto e sono strafelici per me perché alla fine Costa era un po' la mia casa, la mia famiglia e quindi cioè, ci sono cresciuta e per me è sempre la mia zona di comfort e quindi sono felicissima quando li risento, quando mi fanno l'in bocca al lupo, sono felice per quello che sto facendo e questo è un po' quello che ti torna indietro quando stai veramente bene in una società e quindi mi fa molto piacere quando mi scrivono, mi chiedono come stai così ed è reciproco l'affetto che si prova. Ho un entusiasmo dopo questo draft, ma comunque sono sempre concentratissima su questi obiettivi. Infatti, sabato abbiamo l'ultima di campionato e poi inizia la parte clou del campionato, che sono i playoff, dove si cercherà di dare il massimo perché tutte le squadre cercano di vincere. Quindi sarà molto difficile, ma quello è l'obiettivo e cercherò e cercheremo tutte noi di fare il meglio per arrivare a vincere lo scudetto. Sì, sicuramente troverò tante difficoltà perché a parte che è la mia prima esperienza dall'altra parte e quindi ci saranno tante difficoltà da superare, però alla fine penso che essendo un'esperienza nuova, se non ci fossero difficoltà non sarebbe una cosa così bella e fa parte comunque della persona, della crescita della persona e delle giocatrici. E sinceramente non so nemmeno cosa aspettarmi perché non ci sono mai andata, l'ho sempre guardata dalla televisione e so le cose che succedono grazie anche alle esperienze delle mie compagne che ci sono state, quindi direi che sarà tutta una sorpresa e cercherò di farmi trovare pronta. Sì, la mia vita cambierà nel senso che ci saranno ritmi diversi e adesso comunque devo ancora capire, parlare con quelli di Atlanta, comunque capire qualche informazione per vedere, perché per me comunque è tutto nuovo, quindi non vedo l'ora. Sinceramente mi fa molto strano che sono io a lanciare questo messaggio, però comunque penso che il messaggio che mi piacerebbe inviare ed esprimere anche quando gioco è quello proprio di divertirsi, perché alla fine io ho iniziato perché questo sport mi appassiona veramente tanto e quello che porto in campo è proprio la spensieratezza, giocare divertendosi e sempre lavorare duro per quello che si desidera e prima o poi comunque tutto quello che si fa verrà ripagato, quindi quello di divertirsi e di lavorare sodo.